presento Monica Venturi, una bravissima sfoglina di Bologna. Vorrei farle due domandine, cioè come nasce la passione per la pasta e quindi il tuo lavoro. E poi vorrei che raccontassi anche un po' del tuo negozio, di come si chiama, così se abbiamo voglia di venire a prendere i tortellini lo facciamo. Volentieri. Allora, la passione è nata da praticamente quando ero piccola, perché mia nonna ha tentato di tenermi sedata, ero un po' ribelle, facendomi impastare cose, eccetera. Poi ovviamente è svanito tutto perché si cresce, si studia, si lavora. L'occasione è stata quando mia mamma, invece di andare in pensione, ha deciso di rilevare un negozio di pasta fresca pensando di lavorare qualche ora e si è ritrovata con le figlie rompiscatole, perché litighiamo continuamente, a creare la solita, a portare avanti la tradizione bolognese, facendola, si spera, nel migliore dei modi, per cui con tutto quello che riguarda il discorso della cucina bolognese, dal brodo al forno, tortellini, tortelloni, lasagne con ragù e besciamella, dette noi chiamiamo la bolognese, e altre cose, le tagliatelle. Il nostro lavoro è nato per passione, perché comunque noi amiamo la famiglia, siamo sempre stati in famiglia, i weekend eravamo tutti insieme, e speriamo di riuscire a fare per i nostri clienti quello che faremmo per noi, cioè una buona cucina da poter dividere fra amici e parenti, e speriamo di riuscirci in tutto qua. Ok, allora ricordo Monica Venturi, il suo negozio a Bologna si chiama Le Sfogline. Via Belvedere 7/B.